Bossari e l'alcol, parla Filippa Lagerbach dopo le rivelazioni di Daniele. Bossari e le rivelazioni sull'alcol, parla Filippa Lagerbach dopo le parole di Daniele. Sono trascorsi 3 giorni dalle forti parole che Daniele Bossari ha rilasciato durante una chiacchierata al Grande Fratello VIP. I temi erano l'alcol e la depressione che il conduttore si è ritrovato ad affrontare in un periodo buio della sua vita, quando le porte del lavoro hanno iniziato a chiudersi e quel maledetto telefono non squillava più. Sì, è capitato ciò a lui, che di trasmissione TV ne ha condotte e il piccolo schermo lo ha vissuto in prima linea, da Fuego a Top of the Pop, passando per il Festival Bar, Mistero, le rubriche di Verissimo e tanto altro. Ma tant'è, la TV dà e la TV toglie. E quando toglie non è sempre facile rimettersi in corsa. Le tentazioni invece sono sempre a portata di mano. Su quel periodo ha detto la sua anche Filippa Lagerbach, stemperando la situazione che, secondo lei, è stata travisata. Filippa Lagerbach commenta le dichiarazioni di Daniele, le parole sull'alcol e la depressione. L'intervento di Filippa sul periodo non facile descritto da Daniele stesso è arrivato dopo che un utente Instagram ha fatto notare alla Lagerbach alcuni atteggiamenti di Bossari nella casa del GF VIP, mi preoccupa Daniele che beve come se non avesse avuto problemi. La svedese ha voluto fare chiarezza e tranquillizzare i tanti fan del suo compagno, non aveva problemi in quel senso e è stato interpretato male tranquilla. Le frasi travisate di Bossari a cui si riferisce la showgirl risalgono a 3 giorni fa, ho cominciato a bere, ero offuscato. Mi facevo schifo, ti autodistruggi e lo fai. Mi stavo autodistruggendo. Domenica in. Filippa si confessa a Cristina Parodi. La giornata di ieri, domenica 3 dicembre, è stata molto movimentata per Filippa. Prima ha concesso un'intervista a Cristina Parodi a Domenica In, dove ha parlato nuovamente della rinascita umana di Bossari al GF VIP, dopo un periodo molto difficile da lui vissuto. Poi come di consueto ha dato il suo contributo a Che Tempo Che Fa, dove, in chiusura di trasmissione ha ascoltato lo show di Luciana Littizzetto proprio su di lei e il suo compagno, a proposito della proposta di matrimonio ricevuta in diretta televisiva.